Sani? Tutto a posto, tutto bene. Adesso vi insegno a fare il salato che faceva il nonno. Nonno che mi è stato dell'Italia. E non i nostri santi immigranti che vi è stato dell'Italia si portano insieme queste belle tradizioni e le ricette di fare e mangiare. I miei nonni, mio papà, mia mamma, la feva e tutti quanti, quanta la regione della Serra Gaúcha, non solo la Serra Gaúcha del Rio Grande do Sul, sul del Brasil. Ma ben... E allora, per fare un buon salato bisogna avere la roba buona. Non è che si cria il maiale, il porcel artificiale. Come i nonni feva, allora creava il porcel mola fora, perché qua nel Brasile noi abbiamo l'estensione di terra grande, non è come abbiamo in Italia. In Italia è piccola, è tutto stretto, stretto, stretto. Qua da noi il tocco di terra è grande. Però i porcelli li molava fuori per la foresta, fuori per le piante, i potreri, di qua, di là. Dopo, quando aveva un anno e mezzo, li ciapeva e li sereva su. E le tratteva con erba, succhi, patate, manioca che dell'Italia non la avevamo, la vende i mercati perché la vende di qua in là. O può darsi che qualche regione, forse che la pianta appunto del sud dell'Italia, questo non lo so, ma probabilmente sì. E dopo, quando che manchia 60 giorni per massarlo, per coparlo, e lo tratteva solo a miglio. Mais, come diciamo dell'Italia, miglio che diciamo quanto il Brasile. Allora era due mesi con la chirela, il farelo del miglio e anche di formento, la scorza di formento che dava solo questo, qua mica nera, se non che dava solo miglio, 60 giorni. E lo copeva e aveva la carne buona e dopo allora vede questa carne che si deve vedere adesso anche un porco che le sta a creare stesso sistema, mola fuori sotto le vigne e dopo la sera su e la tratta con il miglio e adesso allora ben fuori questa roba. Va bene, vi fa vedere come chi taglieva la carne, è il primo momento che arriva dal Brasile e dopo quando arriva la macchinetta parata a mano, la macchinetta la pareva a mano che dopo vi fa vedere. E allora sapete com'è che era sti anni i nostri immigranti che faceva il salato o salame che diciamo noi qua nel Brasile. Devo comprare, vendemi 2 kg di salame, perché il salato è nostro del Veneto o del Trentino, mia vera. A partire da questo momento impari a fare il salato del nonno, il salame che il nonno faceva, i nonni santi immigranti che vivono qua nel Brasile. Certo? Andiamo avanti. Guardate questa carne che rossa bella che la è. Perché è un porcel che le sta creando una volta sotto le vigne. E dopo gli ha dato il mais o un miglio, un altro che diciamo quinto del Brasile. E allora, bisogna stare attenti perché qua gli si rento delle fibre, gli si rento nervetti. E allora bisogna tirarli fuori qui. Aspetta che vediamo, vi fa vedere chi è. Qua sotto, perché che fide di grassa anche, qui si può lasciare, si mi ha tante. Guarda qua, questo qua bisogna tirarlo via, se non si tira questo, e va sotto i denti, e lui ti rompe le balle, questo qua è un nervetto, un muscolo del porcel, vedi, guarda qua. Il parte no, ma dopo quando va rente, non ti grivi mai male, ti pianta sui i denti, allora questi qua bisogna tirarli fuori, guarda qua. Guarda fuori cosita, tira via. Questo qua che voglio farvi vedere proprio. Ti tiri via qua, guarda. Tiriamo via, guarda qua. Ricordando che questi cortei, erano i cortei che trovava i nonni, non era l'acciaio, non era l'asso inossidabile. E mi volevo far vedere come che l'era una volta, perché niente asso inossidabile.
Ma questa è per farvi vedere, l'ora da passare il taglio su qua. E se che nervetto 40, tiro indietro. Piccolo, piccolo, ma che, guarda qua. Vieni qua. Guarda qua. Ora questo qua. Ecco qua, vedi? Questa è la carne, solamente carne, senza... Ecco qua. Vedi qua. I nostri vecchiotti, i tagliava la carne piccolina, piccolina, più fina che questa qua, che mi sono tagliato adesso. I lo tagliava e allora così t'avrà. Siccome era famiglia grande, e loro ognuno teva, rendeva il lavoro, veniva fatto subito, se schiccopava tanti per sei. Sull'inverno, non i mesi d'estate, perché il mese d'estate rovina il salato, non è come nell'Italia che avevamo la temperatura diversa che da noi. Vedi, la resta così. Ma loro la tagliava tutta, dopo mi fa vedere loro con la macchinetta che arriva dopo, più tardi, e non è che tutti la gavea, qui che arriva a comprarsi dopo, quando veniva a comprare i porsei di me, e troppiamo qua, quando veniva a comprare il porsello del vicino, dove è più vicino, allora se la prestava uno con quell'altro, ogni 4-5 famiglie ne era una macchina, perché con quella è stato facile, la rendeva tanto di tagliare. Siccome lo taglio così, che dopo la macchinetta che mi go qua, anche le di stiani, non bene quelle stianoni del nonno, no, ma ancora la qualità per farvi vedere com'è che l'era. Certamente l'Intel Veneto, le ghe. Ma qui, troppo tutto macchine con energia elettrica, col motore, non ha bisogno di star lì, parare, il motore le para subito. Allora, come vi ho detto prima, chi taglieva la carne col coltello e anche col manarin delle volte. Quando arriva la macchinetta, che è questa qua, ma che ne è più grande anche, più grosse, più lunghe, ma chiare come le mosche bianche. E allora vi faccio vedere com'è che le tagliano con questa qua. Vedrai. All'America voglio andare, cento lire mi te le do, ma in America figlia no, cento lire mi te le do, ma in America figlia no. Dalla finestra dicevo mamma la se n'andara, sui fratelli dalla finestra dicevo mamma la se n'andara. Vai, vai pure, o figlia ingrata, che in mezzo al mare potrai stare. Vai, vai pure, o figlia ingrata, che in mezzo al mare potrai restare. Quando è stata in mezzo al mare, il bastimento si casconda. Quando è stata in mezzo al mare, il bastimento si casconda.
mica i pizzi del mare la mangerà. La sua carne rossa e bianca i pesci del mare la mangerà. Sui capelli e biondi e belli le onde del mare la porterà. Sui capelli e biondi e belli le onde del mare la porterà. Guardate gente, sapete chi vuole mettere green grass in tel salame? E ora si può anche mettere lardo, ma l'importante è poi indicare la pancetta, perché la pancetta la ha il grass e anche la carne. Vedrai che te fa vedere. Vedi qua, hai la quantità, 20%, certo? Cada 100 kg di carne, 20 di grass. Allora resta. Se vuole mettere un po' di più, mettete un po'. Se vuole mettere che manco, o se anche senza, ma senza non è mica importante, perché dopo se secca massa e con grass lo tende ben tendro, buon. Giusto? Allora siamo capiti che avrete anche il grass, ma è importante mettere pancetta. Non lardo, ma se vuole mettere lardo, potete mettere anche quello, senza problemi. Carne masnada, pronta adesso per fare il salame. Ma che mette in i temperi i conservanti che ha bisogno. Allora, come il nonno il feva, gli metteva sal, che metto un camì, che metteva pevero, che metto un camì, aglio, un poco di aglio, noce moscata, vin e sal nitrio che va 10 grammi per 100 kg di carne masinata. Cada 10 kg di carne masinata va 1 grammo di sal nitrio, che le ha un conservante, ma di più che conservante lei, che se c'è qualche batteria dentro la carne, lui la sterilizza la carne, non c'è problemi. Dice che la fa male, ma non è vera. Vuol dire che fa male, sì, mangiare troppo, massa tanto, non mettere le dosi giuste, fa male del buon. Ma mettere la dose giusta, lui si trasforma in un conservante che bisogna mettere nella carne. Va bene, sal, nel Veneto dell'Italia noi che mettiamo 2%, 20 per mila sarebbe, o 25 per mila. Noi qua nel Brasile abbiamo bisogno di mettergene 3%, per virtù del clima nostro. Allora resta un pochettino di più salato quel vostro lì dell'Italia, ma è buonissimo anche il nostro. Pevero che lo mette in agosto, non occorre mettere in tanto. Se volete più pevero, mettete in più, volete mettere in meno, mettete in manco, vedete che sapete. Ognuno mette come vuole. E la noce moscata anche le so per dare il gusto, la che dà un gustino via in fondo. Non bisogna mettere in massa, perché mettere in tanto la che dà il gusto massa forte. E il vin che lui dà un gusto anche quello speciale, giusto a mantenerlo. Il fa un salame proprio buono. Va bene, allora vi faccio vedere come che si fa. Adesso metto la sal, che la travia solo come fa i nonni, so che mi l'ho pesata. I nonni come non la pesa, perché le pese sue, le tira tanti chili. Non è mia pesa piccola come che vengo qui. Allora bisbianchia di sal così, tavara. Ma che aveva la pratica che non sbagliai, che dà la dose giusta. Vedete?
par che sia brina o par che sia neve, ma l'estate. Pever, guarda qui, neanche massa grossa, neanche massa fin. Questo che mette quanto vuole, se vuole mettere niente più, manco cada uno, mette come vuole. Noz moscada, guarda qua. Anche questa non attragne tanta perché è il talgio che da questo massa aromatico. Le bombe non tante. Dopo si che fai busi così, guarda. Qui dei. Guarda. Sita. Che mi va a preparare l'aio, lo schizzarento di questa cicchera, un paio di grani di aio e adesso che metto il vino insieme all'aio dopo vi fa vedere come si fa. Qui comincio a mettere l'aio, guarda, allora le schizzo qua, come metto il vino insieme. Metto qua, guarda. Guarda che mica metto vino rosso, ma potete mettere che vino bianco o vino rosé, non vuol dire. Dipendendo dalla regione, se troppo bianco, se troppo rosso, se troppo perde qualità, certo? La volta che il nonno feva i salami qui, che era solo il vino rosso, e allora è che mette il vino rosso, per quel che mi metto il vino rosso anche a me. E adesso che mettiamo il salnitrio. Guardate, gente, per 50 kg di carne questo di salnitrio. Adesso bisogna mischiarlo bene. Mischiare bene. Finché fa i fili, il se tacca, te dai solo, resta bello.
Vedi com'è che la resta la pasta, la fila, la resta proprio ferma. La cambia colore anche, capisci? L'importante adesso è assarlo che il polso ben, dopo un paio di ore. O anche una notte, dopo lo mettiamo in tipo dei i resti salati fatti. E sui 3-4 giorni diventa rossi, rossi, rossi. Adesso ho fatto il colore qua perché ho messo rentole. I prodotti che vuole, la sale, l'aglio, il vino, la salnitrio, il pevero. Qui ho un po' di limoni, che quel tipo di limone qua, vedi che in Italia non li avevo mia, li avevo qui nel Brasile, ma in Italia non li ho mai visti. Il limone che somiglia, somiglia un pochettino al naranz, ma il limone buono, tanto buono. Si può trovare il limone siciliano o anche questo qua, se mettere un po' di brodo di questo limone, che le piante di questi limoni le hanno fatte tanti, potete vedere, guardate quella pianta lì, quanti che ne su, e le tutte così, le incarga tanti, tanti limoni buonissimi, e mi trovo allora un poco di brodo di questo per mettere su in bagna i budei. Dopo che metto un pochettino di aseo, 2-3 graniti di aglio tagliato su ben fin, e acqua tepida. Tepida un pochettino più calda do che tepida, e così i budei resta con gusto buono e viene fuori un salame buonissimo. Pronto qua i budei dentro dell'aseo, ma è aseo di vin rosso, e il brodo di limone e l'aglio, come vedi qui i tocchetti di aglio, vero? I tocchetti di aglio. Arriva l'ora di fare i salami, o come diciamo del Veneto, i salati. Allora, qua che abbiamo i budei, tepidi, qua abbiamo la macchinetta, e qui che vuole sempre due, al minimo due, ma perché sennò non ti riesce a parlare la macchina anche a fare sul salame. Però adesso mi vi insegno com'è che l'è. Uno di quei che dipendendo che dice soffiare i budei, perché tanti che dice soffia i budei, ma lei così va. Quando si tenia proprio attaccato, ma come questi chi noi è mia attaccati le fasi, una parte è che legati, ora andiamo a vedere, dai un colpettino fratello, questo è mio fratello che mi dà una mano, mio fratello Gilberto, puoi parare. Pian pianetto, mi sempre vuoi fare, bisogna farli ben stagni.
così te l'era una volta. Pronto, fratello? Dettagli, chi c'è il tacca della banda? Se il tacca di qua e dopo se dopo che il tocco di buttare qua, se lo vira in qua e se lo tacca un'altra volta qua sopra. Perché se non lo tacca è mia, il casca so. L'importante è sempre in fondo, al dire in cui è una macchinetta, ma una volta troppo un spin di naranzi o un spin di limone siciliano, guarda che fai i busetti qua sotto. Al dire in cui è una macchinetta, è un apparecchietto che fa trac, che fa mucci, ma una volta era così. Ecco qua. Allora. Bisogna farli sempre ben duri, ben ben duri, perché se resta aria a mezzo si rovina, non si può lasciare niente di... che si rovine. Gente, salami fatti, piccati su, di chi 45 giorni dell'indarvanti da demagnarvene. Devo aspettare che si stagione, ma di 45 di 60 di dell'indarvanti resta buoni. Io so qua no, qui che vuol di 6 mesi in via, 8 mesi, 10 mesi in anno. Questi lo richiedono tanto tempo. Guardate, gente, per i primi giorni, 3-4 di, bisogna fare che metti sotto un po' di brasa, mica come testa in sti sette, un tocchetto di legna, per fare un pochettino di fumo, ma bisogna poco. Non corre anche neanche, ma mica metto solo perché è un legno che dà un profumo buono. E loro che danno un buon profumo anche i salami. Ma bisogna poco, poco, poco.
perché sennò il salame è ciappa di fumassa, è ciappa il gusto di fumo. Adesso che passa 9 giorni che i salami abbiamo fatti, guarda, guarda che rosso bello che è diventato. Vedi? Di chi 40 giorni dà di cominciare a mangiarli. Ma più vecchio che diventa, più meglio resta, più meglio va a restare, diventare. Che passa 40 giorni del nostro salato essere fatto. Di adesso in avanti possiamo mangiarlo, ma più vecchio che diventa, meglio diventa, più buono, più gustoso va a restare. È già buonissima, però ancora si sente che è ben freschettino, appena fatto. Valtri che vi assistiu, può fare il salato meglio ancora, è solo stare attenti ai passi che noi abbiamo fatto qua, che dopo lo fai stesso o anche meglio. Potete iscrivervi nel nostro canale, scrivete, strucchiate la campanella, che ogni video che noi mettiamo qua di ricette, le potete accompagnarmi, mi vi passo le ricette tutte di una volta, le ricette dei nostri bisnonni, dei nostri pupai, che le stai portate dall'Italia in qua. E volte che sei lì del Veneto, dell'Italia, vede che noi manteniamo ancora le tradizioni, portiamo avanti quelli che i nostri vecchi immigranti, santi immigranti, mi hanno insegnato. Salute, pace e felicità e fino al prossimo video, la prossima ricetta. Va bene? Scrivete qua, scrivete e strucchiate la campanella che tutti i video li ricevete senza problemi. Sia di musica, sia di barzellette, sia di ricette. Va bene? Stroconasso, stiamo con Dio, stiamo in salute, pace e felicità per tutti.